So, Secretary Pompeo, let's start from a breaking news. The WTO just agreed that U.S. were armed by the Segretario, partiamo dalla notizia dell'ultima ora. Il WTO ha riconosciuto che gli Stati Uniti hanno subito dei danni dagli aiuti di Stato a Airbus. A questo punto avete il via libera per procedere con nuovi dazi, argomento di cui ha parlato in questi giorni anche con le autorità italiane. Volevo sapere se tra i beni su cui imporrete tariffe ci saranno anche vini e formaggi. You think to put also wine and cheese? Francamente è ciò che ci aspettavamo. È stata la nostra opinione per molto tempo che questi sussidi erano illegali. Abbiamo lavorato con l'Unione Europea, con il vostro governo, per trovare la risposta giusta alla decisione dell'OMC di oggi. È una questione seria. Sono sussidi seri che erano in violazione dell'OMC e faremo in modo di lavorare per sviluppare alla nostra risposta. Forse alcune delle merci che ha descritto potrebbero essere nella lista dazi. Parlando di commercio, vorrei chiederle anche della Cina. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato da noi la scorsa settimana, è stato molto chiaro nel dire che non può impedire l'ingresso di una compagnia privata nel mercato italiano, anche se sarà vigilante. Lei oggi ha ammonito sui rischi dei rapporti con la Cina. Io vorrei chiederle, se Huawei entrerà nel 5G italiano, ci saranno problemi per i rapporti di intelligence fra Italia e Stati Uniti? La nostra sicurezza agisce in maniera molto diretta. Ogni volta che prendiamo delle informazioni di sicurezza nazionale, noi facciamo in modo di garantire la privacy ai nostri cittadini e di garantire che queste informazioni attraversino reti sicure. Dobbiamo capire i rischi che sono presenti e se un'azienda italiana decide di investire o fornire attrezzature che hanno una rete che i nostri team di sicurezza nazionale ritengono fidati oppure mettono a rischio la nostra privacy, beh, allora dovremmo fare delle decisioni difficili. Vogliamo essere partner dell'Italia, ma non a sacrificio della sicurezza nazionale americana, perché c'è il rischio che gli avversari oppure il Partito Comunista Cinese abbia accesso a queste informazioni. Un'ulteriore questione di disaccordo tra Italia e Stati Uniti, ma forse tra Europa e Stati Uniti, è la Brexit. Il presidente Trump ha sempre sostenuto anche l'operato di Boris Johnson, ma non avete timore che la Brexit possa causare dei danni economici non soltanto al Regno Unito, ma all'Europa e a livello globale? Osserviamo questa storia da molto tempo. Tutti vogliono che questa storia finisca. I britannici hanno votato per la Brexit e ora il Regno Unito deve capire come portarla a termine. Come abbiamo sempre detto, la parola aspetta agli inglesi. Noi siamo pronti a fare tutto il possibile per garantire che le implicazioni negative non avvengano. Vogliamo che l'economia continui a crescere, stiamo parlando di un accordo commerciale e siamo ben felici di avere rapporti con ogni paese. Vogliamo che ci sia crescita in ogni paese del mondo. Sono fiducioso che gli imprenditori che promuovono l'innovazione permetteranno che l'economia cresca ovunque. In questa visita lei vedrà anche Papa Francesco, che è stato sempre molto critico su alcune politiche degli Stati Uniti e dell'amministrazione Trump, in particolare sull'immigrazione. Papa Francesco, per esempio, dice spesso che bisogna costruire ponti e non muri. Che cosa si aspetta da questo suo incontro con il Pontefice? Sono ansioso che arrivi quel momento, sono lieto di avere l'opportunità di passare del tempo con lui.
e gli Stati Uniti e il Vaticano hanno lavorato spesso insieme. Io ho lavorato con molti cardinali e con molti enti di beneficenza in tutto il mondo. Ci sono divergenze di opinioni anche all'interno degli Stati Uniti, del resto. Ma noi pensiamo che la Santa Sede e gli Stati Uniti siano convinti di una cosa: se riusciamo a far sviluppare le economie, le istituzioni e fare in modo che i luoghi crescano, allora la necessità della migrazione diminuirà. Perché adesso ci sono situazioni difficili in tutto il mondo per cui la gente vuole scappare dal pericolo. I cittadini di El Salvador, Guatemala, Honduras passano dal Messico e ci sono tratte drammatiche di donne, di esseri umani. È un percorso drammatico quello verso gli Stati Uniti. È meglio migliorare la situazione nei paesi di partenza. E questo vale per l'immigrazione in tutto il mondo. La soluzione migliore è garantire la sicurezza e la prosperità nei paesi d'origine, perché queste persone vogliono restare lì. Sull'Ucraina, lei oggi è stato molto duro, ha detto che non tollererà intimidazioni al Dipartimento di Stato. Il presidente Trump ha parlato dell'impeachment sostenendo che più con impeachment si tratta di un colpo di Stato. Lei concorda con Trump? Noi nel Dipartimento di Stato siamo obbligati a collaborare con il Congresso. E il Dipartimento di Stato lo fa sempre. La politica degli Stati Uniti sull'Ucraina è stata sempre chiara. Noi vogliamo il meglio per i cittadini dell'Ucraina. E il presidente Trump ha provato sempre a farlo, anche con quella telefonata. You have Italian origin. I know that you are very proud of it. You're going to go in Abruzzo in the next hours to see. Nell'ultima parte di questa sua visita andrà anche in Abruzzo, la terra d'origine della sua famiglia. Lei è molto legato alle sue origini italiane. Ci vuole dire che cosa significano per lei, che cosa hanno significato nella sua vita? Io sono molto orgoglioso delle mie origini italiane da parte di mio padre. Mio padre ne parlava spesso, aveva un'ottima ricetta per le polpette e ci piaceva parlare di questi temi, della cucina italiana. Adesso ha quasi 90 anni e adesso ho l'opportunità di andare nel mio paesino d'origine e vedere da dove provenivano i miei antenati.